Oggi giornata tutta dedicata alla scoperta di Valencia e dei suoi negozi soprattutto, che palle. Però adesso andremo, ho comprato gli elastici. Quando sto negozio delle scarpe loro? Perché? Vabbè, guardiamo il negozio delle scarpe loro. Sono tipiche. Belle. Tipiche. Ok, sono tipiche. E niente, cerchiamo un gelato, un yogurt. Siamo in Plaza della Reina, laggiù c'è la cattedrale, Golden Hour, 8 di sera, particolarmente carino. E noi abbiamo visto il Santo Grande. Devastante. Questa è la cattedrale. Un po' carina. Ecco a voi un vero mood spagnolo. Cioè, quanto è spagnolo questo mood? È troppo spagnolo. La città sul mare, tranquilla, dove la gente finisce di lavorare, non fa niente. Dai, mood stra spagnolo. A few moments later. Questo è pure un mood. Io ho perso le altre completamente, non so dove siano, però questo è un matrimonio. Cioè, saprei vedere un matrimonio a Valencia. E vai. Oh yes. Beh, possiamo dire di aver visto un matrimonio a Valencia, al suo perché, decisamente al suo perché. Cioè, questa è letteralmente una piazzetta di città di mare. Cioè, più città di mare di questa non c'è niente, niente. Sarà carino. No, posso andare di qua. Sono di là. Allora, passiamo di qua. Beh, devo dire anche palazzi particolari. Allora, sono abbiamo le 3:15. 3:10 forse. Vabbè, in filo della Giulia. Vabbè, 3:20. Abbiamo trovato una patente di guida, sì, del Regno Unito. Del Regno Unito. Roba. Come si chiama? Di una certa... No, mi sa che le metta a fuoco. Miss Florence Laura. Aspetta. Robertson, Miss Flora Robertson, Florence Laura, se stai vedendo questo video sappi che esatto, è il tuo, è la tua patente di guida. Esatto. Allora, oggi deve venire una persona che nessuno conosce, sta qui una notte e ci piace così, ci va molto bene. Raga, io non l'avrei mai detto, ma è arrivato Andrea, a Valencia Andrea, io non ci credo. Allora, siamo qui, c'è una cena, con noi oggi c'è anche Andrea che sta parlando al telefono, ciao Andrea. E niente, oggi eravamo sull'autobus, ah scusate il capello, eravamo sull'autobus, io stavo giocando, mi stavo divertendo, e le persone vicino alla Giulia, raccontate dai. Due persone ragazze italiane hanno detto vabbè, ma avranno appena fatto l'ultimo anno di liceo. Cioè, raga, l'ultimo anno di liceo, ma per favore, ma allora, ma come si fa? Non sembra una persona che ha il politecnico. Allora, prima che poi tecnico, dai, mia nonna. Lei poteva dire sì, è vero, sono appena uscita dal liceo. Io non mi sono sentita offesa. Esatto. Aiuto! Abbiamo rinominato la corte Checkinator. Io sono la regina della corte Checkinator. Lei è la mia ancella.
La vescovi ancora deve avere un ruolo ben preciso. Costanza è la giullare di corte. Francesca per ora è segretaria di corte. Andrea è facchino di corte. E va bene. Stasera paella. Ci sembra più che giusto. Patria, Valencia, patria e paella. Stasera paella. Stavo facendo casino in questa tavola. Con colpa di Francesca e di Andrea che chiacchieravano troppo forte. E ci hanno portato le patatine. Per faccia sta zitto. Buon la padella, paella, mentre lui mi raccontava che lanciavano le arance e c'è qualcuno che paga 40.000 euro per essere mugnaia. No comment. È un taxi un po' strano, però a noi piace così. Va bene così, raga. Sono le 4 del mattino e a noi va bene così. Grazie. Comunque siamo qua. Abbiamo trovato il kebab Pavarotti, la pizzeria Pavarotti. Mi sembra più che giusto. Noi si rendono il kebab o pizza kebab? Beh, kebab a Valencia. Il primo kebab di Valencia dopo una settimana è illegale, no? Però stra buono. Oggi ultimo giorno di visite. Oggi visita più culturale, basta mare. Anche perché quel mare era, c'è Costanza a fianco che fa certi versi. Il mare nera dei migliori. Diciamo che la palude del Trasimeno è simile, ci assomiglia. Vabbè, oggi giardini de Tolè, come si chiamano? De Tarpari. Vabbè, quello là. E niente, adesso stiamo andando a cercare Andrea. Lo sappiamo. Del Turia. Giardini del Turia. Stiamo andando a cercare Andrea, non sappiamo dove sia, in teoria è lungo laggiù e basta. Oh. Ah, e mi ha pisciato un piccione addosso sulle gambe. E vabbè, succede. Nella sfortuna, ho avuto la fortuna di non essermi fatta pisciare nei capelli. Siamo arrivati in cima, dopo 2272 scalini. Dice che ne vale la pena. Comunque c'ho un mal di culo dopo sti scalini. Family friendly. Opla! E là là! Mamma mia! Che benessere! Quanto è quotato che mi cade? Tanto! Le bella con la papaya! È vero, si vede l'oceano grafico. C'è un grafico lì, eccolo, qui sotto c'è la playa dell'arena, il dito sempre in mezzo e laggiù c'è un grafico, eccolo, dunque, quella roba tutta mega moderna, carino, piace. Costanza ha scoperto la bellezza del kebab. Di questa vacanza? No, vabbè, da Roma. Quante cose ti ho fatto scoprire questa? Il campeggio, il kebab. Troppe cose ti ho fatto scoprire. A Roma mi sono ricreduta. Adesso. Qua ancora di più. Dai, solo cose belle ti ho fatto scoprire. Fortunato. Io ho scoperto. Niente. Ho scoperto la mano degli occhiali da sole. Gli occhiali da sole. Che a Valencia nascostano. Pure. Limo. Vabbè, mo andiamo a prendere il taxi. Sì. All'aeroporto. Abbiamo appurato che gli spagnoli sono sempre meno simpatici. Antipatici proprio. Bip. Appunto. Family friendly. Allora, arrivati, fine della casa. Loro dicono che hanno dormito, c'erano i bambini vicino a loro. Loro vogliono i bambini. Sbagliano. E niente. Ah, le scale, addirittura.